L'accordo registrato in occasione della prima seduta per l'elezione del vicepresidente, un posto al PD a Nando Ardita, sembra ai più una mossa politica per mettere all'angolo l'MPA. Cosa può comportare questo? Ma no, noi diciamo che non siamo assolutamente stati messi all'angolo. Ci sono delle possibilità in ambito degli enti locali di poter dare la vicepresidenza a una parte dell'opposizione. È stato fatto in nome di Nando Ardita. Ben venga Nando Ardita, siamo stati contenti di votarlo. E posso dire di più, noi abbiamo votato in massa Nando Ardita, i sette consiglieri comunali dell'MPA, del vero MPA, perché l'MPA dai cereali è Nicola D'Agostino e siamo i consiglieri comunali che sono stati eletti nelle due liste di Nicola D'Agostino. Abbiamo votato in massa il collega consigliere Nando Ardita, per cui noi siamo stati contentissimi di abbracciare questa proposta. Per noi è una vittoria, per noi è un'espressione di democrazia all'interno del Consiglio Comunale. I voti che mancano a Nando Ardita, cioè quei sei che non gli sono stati attribuiti, due sappiamo chi sono perché lo hanno detto in aula, gli altri quattro non sono assolutamente dell'MPA, perché noi abbiamo condiviso subito, noi non ho condiviso questo progetto. Non aspiriamo a nessuna poltrona, l'MPA è tranquillo, farà la sua opposizione e non aspira a nessuna poltrona. Per cui la scelta in Nando Ardita è stata da noi ben accettata e l'abbiamo votato. Saro Raneri è un uomo di sport, è risaputo in città, quindi il suo impegno è immaginabile, sarà per lo sport e poi per cos'altro in questi 5 anni? Beh, ovviamente lo sport si deve fare tanto, non si, è tanto, tanto, ancora tanto da fare, perché vi sono molte strutture che bisogna completare, prima fra tutte il Tupparello. Il Tupparello non è vero che è stato completato, ancora ci vorranno altri finanziamenti, il mutuo del credito sportivo non è bastato, purtroppo si poteva anche chiedere qualcosa in più a quel punto, dato che si stava facendo un prestito a questa banca, quella del credito sportivo. Non è stato completato perché la pista dell'atletica leggera è in quelle condizioni che tutti noi sappiamo. Le palestre che stanno sotto le tribune non verranno completate, è un grosso danno all'attività sportiva ovviamente del nostro comune. Io spero che questa amministrazione lavori, io ovviamente darò il mio grosso contributo perché si possa partecipare a dei bandi regionali per riuscire a completare non solo il Tupparello, ma tutte anche le altre strutture che sono in delle condizioni veramente pietose. Vorrei ricordare i campi di calcio che noi abbiamo a Guardia o quello che noi abbiamo a Santa Tecla, che devono essere completamente ristrutturati. O lo stesso, per esempio, campetto di Villa Belvedere, che si chiama Giovan Battista Vistarà, che io sottolineo sempre perché desidero ricordare questa persona che ormai non è più fra noi. E quel campo potrebbe essere un'ottima valvola di sfogo per, cioè quello di Villa Belvedere, perché se è ristrutturato, soprattutto se è coperto con una tensostruttura e se è collegato con l'esterno, perché sappiamo che si può accedere solamente all'interno della Villa Belvedere, se è collegato all'esterno potrebbe essere utilizzato dalle squadre di pallamano, delle squadre di calcio a 5, delle squadre di calcio a 5 minori che svolgono attività come per esempio di Serie D, che potrebbero lì trovare sfogo, invece che al palazzetto dello sport, che in questo momento si sta ingolfando sempre, sempre di più, perché ovviamente la richiesta è logica, la richiesta è tantissima. Ma ovviamente, oltre al mondo dello sport, la mia attenzione va al mondo della scuola, a ridisegnare la rete scolastica. Sappiamo che vi è un disegno che dovrebbe un po' cambiare il volto dei vari circoli didattici e delle varie dirigenze scolastiche. E ovviamente il completamento di tutte le strutture scolastiche, la Vico Fuccio La Spina, per esempio, che non è, che anche se molti l'hanno fatto passare per una struttura completa, ormai completata, l'abbiamo visto negli spot pubblicitari delle ultime elezioni del Consiglio Comunale, come una scuola ormai completa, non è assolutamente così, perché la gara d'appalto prevedeva anche la costruzione di una palestra che ancora non vi è, ma vi è anche il completamento dell'area Citi, la ristrutturazione delle scuole come per esempio la Pasini. Insomma, vi deve essere anche un progetto completo di tutte le scuole di Acireale e dell'Interland che
dovrebbe, dell'Inter volevo dire delle frazioni, che dovrebbe portare alla ristrutturazione di queste scuole che in molti casi sono in uno stato veramente deficitario. Ecco, in conclusione, in sintesi, un messaggio che lei vuole rivolgere alla città, alla cittadinanza tutta, non soltanto ai suoi elettori. Beh, il messaggio è quello ovviamente che si spera in un'amministrazione migliore, un'amministrazione migliore di quella che vi è stata negli ultimi 5 anni, un'amministrazione che porti ad Acireale, oltre quella ricerca del completamento di alcune strutture o di infrastrutture, il completamento di alcune. Diciamo, la definizione di alcune assi viarie, per esempio, importante per la circolazione viaria, è ovviamente quello di un'economia ad Acireale. E quello che assolutamente manca è questo. Non vi è economia ad Acireale che porti a uno sviluppo di tutte quelle attività artigianali, commerciali che vi sono ad Acireale. Noi abbiamo in questi anni visto purtroppo la chiusura di molte attività. Un esempio, per esempio, è il Corso Savoia, dove se si scende da tutto il Corso Savoia sino a Piazza Duomo, vediamo che ogni tre vetrine ce n'è qualcuna, anzi forse più di una chiusa. Questo è stato determinato dal fatto che non vi è economia da cereale. Alcuni bar storici di Acireale hanno chiuso i battenti, forse qualcun altro chiuderà a Piazza Duomo e questo ce ne dispiace tantissimo. Bisogna lavorare, questa amministrazione e questo Consiglio Comunale dovrà lavorare per far tornare ad Acireale i turisti che possono creare una grossa economia all'interno del nostro comune. E questo dobbiamo vederlo sotto diversi aspetti, perché il turista deve venire ad Acireale perché è attratto da qualche progetto o da delle attività particolari. Io credo molto nel turismo naturale attraverso il nostro mare, attraverso le chiazzette, gli itinerari turistici che si possono realizzare in questo sito, quelli sia che tagliano la timba in senso verticale che orizzontale. Credo molto nella possibilità di trasformare i binari dismessi che noi abbiamo all'interno del nostro comune in piste ciclabili, che possono appunto attirare una parte di turismo che è quello che si riversa nella nostra isola per il turismo appunto naturale. Se noi riusciamo a fare questo, ritorneremo a creare economia nella nostra città, oltre al fatto che non si possono tenere le terme in quella situazione veramente di abbandono. Un esempio è il Parco delle Terme, che è veramente in uno stato pietoso. Oltre al fatto di rilanciare delle aziende che hanno chiuso, come per esempio la Pozzillo, questo significa economia per la nostra città, rilanciare il nostro prodotto tipico che era il verdello, che dava tantissima economia alla nostra città. Quanti lavoravano dietro il verdello, dai trasporti alle industrie dell'imballaggio, ai falegnami che facevano le cassette, quante famiglie vivevano attraverso quello che veniva definito l'oro giallo. Tutto questo è scomparso da Acireale, ecco perché si soffre della mancanza di un certo ingresso economico all'interno della nostra città. Se non vi è questo, i negozi non vendono, se non vi sono i turisti, i ristoranti non si riempiono, neanche le pizzerie, neanche le gelaterie, e quindi si portano a chiusura. L'attività amministrativa deve basare soprattutto su questo, rilanciare l'economia anche attraverso le nostre manifestazioni principali, che è il carnevale, che viene fatto ancora dal nostro comune spendendo dei soldi, quando dovrebbe essere al contrario, dovrebbe esserci un rientro economico per la nostra città, come succede a Putignano, come succede a Viareggio, o le feste patronali, come per esempio Santa Venera e San Sebastiano, che potrebbero essere appunto delle manifestazioni trainanti per il nostro turismo e che purtroppo ancora non lo sono.